sei così spavoriato. Paolo, sostenibile. Inoltre, sempre a Via Capaldo,
Io vorrei segnalare che ci sta un cassonetto in particolare che non si riempie, è stato aggiunto da poco al via Capaldo 6810 e praticamente viene svuotato una volta a settimana. I residenti si lamentano per il cattivo odore esagerato della zona. E in più vorrei chiedere, si è tanta magnificata la famosa pulizia straordinaria dell'Arenella e del Bomero, cosa giusta, però i cittadini di quella zona chiedono almeno una volta ogni tanto la pulizia ordinaria. Non c'è il servizio di spazzamento, praticamente è inesistente a via Capaldo. Io mi sono procurato il materiale fotografico, ma non c'è bisogno neanche che lo dico a voi, perché io devo dire la verità, sia tu che Antonio Iozzi vi siete attivati affinché si risolvesse questo problema, e secondo me è stata anche la dislocazione è anche giusta, quindi è giusto. Però l'unica cosa, se è possibile, intercedere affinché si tolgano queste famose campane, perché sono il vero attrattore delle discariche, proprio fanno la discarica là. E la pulizia, non lo so, se c'è stabilito, oggi ho visto l'operatore ecologico che passava da Simone Mattini, gli ho chiesto di entrare, Giuseppe mi ha fatto notare, no, non fa parte del mio percorso, io devo fare questo percorso qua. Gli ho fatto notare che c'erano, insomma, a terra rifiuti vari. Grazie. C'è qualche altro intervento? Soltanto ancora una risposta flash, che credo sia dovuta al consigliere Simeone, e l'attenzione per via Cavallo è altissima, è la nostra e da parte della SIA. Purtroppo si sta verificando in quel luogo una situazione molto particolare che viene assunta al punto di discarica. Io la settimana scorsa sono stata anche con la polizia ambientale sul posto e in quell'occasione sono stati diffidati due condomini che avevano dislocato i cassonetti in maniera del tutto autonoma e legittima, e sono stati multati due condomini che versavano fuori orario e mi è stato fatto un record dell'attività precedente che ha visto 5 tra cittadini ed esercenti multati per versamento fuori orario e illegale. Purtroppo è vero che la conosco, ci passa spesso, la teniamo sotto controllo, però c'è da sconfiggere questo grosso modo di fare di alcuni cittadini della zona, soprattutto di alcuni residenti, che pare un po' forse a sfregio, un po' non so per quale altro modo di fare, abbiamo trovato quel punto come punto di discarica. L'attenzione è alta, noi abbiamo sollecitato nuovamente lo spostamento delle campane, anche se lo dico la verità, quindi io non sono convinto di quello che stiamo facendo la prima. Mentre i lavori di scavo dei lavori di illuminazione continuano, si sono fermate le apposizioni di vati che dovrebbero completare i lavori di ristrutturazione e illuminazione di qualità. Annuncio quindi un'interrogazione al Presidente per capire per quale motivo i lavori di scavo portati a termine oltre 90 giorni fa non sono stati completati da esistere. Grazie. Grazie per la finanza, consiglio la serie. Sì, ma siamo sicuramente da voi. Volevo chiedere al Presidente, se avessi proprio comunicato in Commissione Ambiente, diciamo, informazioni meglio rispetto alle campagne di via Gento, allo spostamento che era stato deciso con sopralluoghi, vari sopralluoghi. Diciamo che erano stati fatti dalla Commissione, quindi dal Presidente, quindi, però di fatto non è stato mai portato a termine questo spostamento di queste campagne. Quindi volevo chiedere magari soprattutto i tempi, perché i cittadini mi stanno chiedendo quali sono i tempi, visto che io poi ho già andato l'opposto di visione, anche la cittadinanza si aspetta una situazione di tale
proposto di ordinanza commissariale, questo diciamo utilizzare questi termini proprio. Quindi se su questo mi dà almeno delle tempistiche, che riesco anche a capire se riusciamo a portare a casa questo risultato dentro l'estate. Grazie. Vediamo la presenza del consigliere. Ah, ora aspettiamo mentre ha fatto intervento a Silvio, che volevo approfittare della presenza del presidente Iozzi. Allora prego, Mina. Allora, dopo De Rosa. No, io volevo segnalare un abuso che ormai è atavico sul nostro quartiere, però volevo capire se è una battaglia persa oppure possiamo prendere qualche provvedimento. Sull'incrocio Bernardo Ravino Domenico Fontana c'è un venditore ambulante di meloni, di cocomeri e quant'altro. Voglio sapere innanzitutto se c'è una occupazione solo, perché in pratica lì si è creato proprio un accampamento, non c'è un banchetto che vende cocomeri, c'è proprio un accampamento per cui è vietato anche passare sul marciapiede che dalla fine della Ravino prosegue per Domenico Fontana verso le scuole. Evitando che è possibile passarci, sia perché il marciapiede è occupato da banchetti, sedi, motociclette, perché chiaramente non ha anche costruito le motociclette. E poi vi chiedo anche un'altra cosa, hanno l'illuminazione e volevo capire se l'illuminazione, perché non vedo motori generali. Grazie consigliere. Non ci sono generatori, per cui mi chiedo questa energia elettrica, non penso che abbiano qualche fotovoltaico, per cui penso che venga preso un pochino, voglio capire se si può fare una verifica su questa abuso. Grazie a te, consigliere De Rosa. Grazie, c'è sempre il rischio quando poi l'intervento cominciano a essere numerosi, diventino un po' lunghi, però e non volevo intervenire proprio perché poi abbiamo parlato di questa cosa in precedente occasione dei lavori di un consiglio, c'era il presidente Bobetto, mancando lui appunto volevo parlare a lui, poi mi sono ricordato anche dei trascorsi delle competenze del vicepresidente in tema di mobilità e quindi preferisco intervenire ora di nuovo in maniera tale che possa ancora appena Presidente nel relazionare, il vicepresidente potrà comunicare eventualmente anche questo intervento. Mi riferisco alla mia richiesta fatta al Presidente di prendere contatti con la metropolitana di Napoli insieme al Ministero di Mobilità che già è operata di tante cose, sta sicuramente già lavorando bene su tante altre cose. Trattandosi della metropolitana di Napoli sarebbe stato opportuno che i contatti, come dicevamo nell'altro appuntamento, fossero presi direttamente dal Presidente della Municipalità per comprendere quali possono essere i miglioramenti, se ci sono, se saranno futuri a seguito anche dei soldi pervenuti dal governo di Roma, in merito alle condizioni di viaggio, perché come dicevo le condizioni di viaggio di coloro, dei fruitori della metropolitana collinare, che sono sempre, forse in questo periodo con le scuole che sono venute meno, è meno evidente diciamo, la difficoltà. Quando ci sono gli studenti è molto molto più facile controllare quelle che sono le condizioni di disagio. Però anche per lavorare in prospettiva su quello che sono le condizioni da settembre in poi, senza contare che molti continuano a utilizzare la metropolitana anche durante il periodo estivo, perché fanno lavoro e spesso utilizzare la metropolitana durante il periodo estivo è veramente possibile, perché le frequenze delle corse sono molto dilatate. Quindi chiedo al vicepresidente, appena dopo il presidente, se possiamo riprendere i contatti insieme al presidente della Commissione Mobilità per far sì che la metropolitana sia disponibile ad un incontro per comprendere quali possono essere i miglioramenti da mettere in atto. Grazie. Grazie a te. Il Presidente della Commissione Ambiente e Iozzi che ha chiesto di intervenire sulla domanda posta al Consigliere Mostelli. Grazie Presidente, io intervengo sulla domanda del Consigliere Mostelli e anche rispetto a quella che era vicenda di Via Capanno. La questione di Via Gemelli, delle campagne di Via Gemelli, in realtà è abbastanza complessa, poiché a seguito di quel soprannome che è stato anche opportunamente verbalizzato, come ricordava il consigliere Astania, si sono tenuti due
stesso tentativo, la SIA prese l'impegno di sostituire quelle campane vecchie, ma ridotte, così come sono, e non l'ha fatto, e al tempo stesso, sempre la SIA prese l'impegno di lì a giovedì successivo, quando era preciso un'altra operazione in via Cavallo, quindi quello come il collega che lo è stato in l'intervento del consigliere Simeoni, di risolvere la questione di Cavallo e contestualmente risolvere quella di Agenico. Fatto sta che il giovedì successivo a quella, a quell'incontro col vicepresidente ci recammo sul luogo dell'appuntamento e vi fu poi un problema da parte sempre di Asia, che nel frattempo era stata chiamata interpretata in parte Puglione e non partecipò a questo incontro. E quindi secondo me la necessità di raccontarsi con Asia per riprendere semplicemente determinate vicende che dal punto di vista del percorso decisionale la principalità già comunque sviscerato, perché le campagne di Agenico evidentemente ti creano un problema, le campagne di Cavallo evidentemente ti creano un problema. Ed io, poiché però a questo punto vorrei avere anche un riscontro formale da SIA, nonostante le numerose sollecitazioni scritte e verbali che sono state, che mi apre da SIA per entrambe le vicende, ancora più per quella di Cavallo, non da ultimo, però io ho ricevuto una sollecitazione da parte di un cittadino, il quale ben come dire, a conoscenza delle sollecitazioni rivolte alla municipalità brasiliana, non fa altro che chiedere alla SIA di attuare ciò che la municipalità correttamente ha indicato nei di fare. Per cui, vista in funzione che c'è questo tipo di, non voglio definire la resistenza, ma comunque diciamo difficoltà da parte di SIA ad attuare quelle che sono disposizioni comunque concertate con la SIA, anticipo che per la commissione ambiente di lunedì sarà invitato il responsabile del distretto della SIA e verrà posta all'ordine del giorno, oltre che l'ordine del giorno del primo discorso, poi magari ci concentriamo anche con Pasquale per questo tipo di riunione, anche in maniera esplicita la vicenda di Cavallo e quella di Agenico, in modo che in commissione Asia ci venga a spiegare perché quelle campagne sono ancora lì, che tipo di problema ha Asia nell'organizzare queste campagne e quali soluzioni alternative eventualmente propone al mantenimento dello status quo. Bene, grazie. Se non c'è nessun altro intervento, io rientrerei come anticipavo nella discussione relativa ai punti all'ordine del giorno posti in seconda convocazione, che riguardano bene o male, sono tutti argomenti inerenti alla mobilità, riprendono anche i temi non trattati nel precedente consiglio. Quindi io, se siete d'accordo, cederei la parola direttamente al Presidente della Commissione, Antonello Simeoni, consigliere Antonello Simeoni, per la abbiamo audito tutti i nostri riferimenti dei servizi e gli uffici preposti al traffico e abbiamo e riguardo soprattutto tre siti, tre progetti, la rotatoria di via nell'incrocio via Pigna, la goccia di via D'Antona in Crocio Bernardo Cavallino e l'incanalazione del traffico in via San Giacomo dei Capri in Crocio Saverio Altamura. Diciamo, su tutte e tre si sono espressi favorevolmente i servizi dalla NM, no, la NM non su tutte e tre, su due, perché su uno non era tanto interessata, su quella là di San Giacomo dei Capri. Comunque sia sulla rotatoria di D'Antona Cavallino che gli Anelli, sia la NM che la Polizia Municipale Locale si è espressa favorevolmente, addirittura
goccia di via D'Antone, grazie a quella goccia ha potuto modificare il tragitto, accorciando di 1,5 km circa la tratta. Quindi si sono espressi su tutti e tre i dispositivi, traffico e viabilità della regione Franco-Laurio, ANM e Polizia Municipale si sono espressi favorevolmente. Noi a seguito di quelle commissioni abbiamo elaborato un piccolo ordine del giorno, ovviamente molto circoscritto proprio per evitare, che può essere ovviamente emendabile, e io posso anche leggere. Grazie, se lo legge, il Consiglio di Municipalità 5 Renella Pomero nel corso della seduta del 28 giugno 2013 vota il seguente ordine del giorno: considerato che i lavori svolti nella Commissione Mobilità, in cui sono stati auditi la ANM, la Direzione Infrastrutture, Servizi Mobilità Sostenibile, Comune di Napoli e la UFOPM Pomero Renella, constatato che i servizi interessati hanno riscontrato l'esito positivo relativamente al dispositivo adottato in via sperimentale, considerato che è necessario ristrutturare in via definitiva le rotatorie e la canalizzazione ai seguenti siti: via Iannelli, incrocio via Vigna, via D'Antone, incrocio via Bernardo Cavallino, via San Giacomo di Capri, incrocio via Serena Altamura. Il Consiglio di Municipalità 5 Renella Pomero chiede ai servizi e agli uffici interessati alle problematiche di realizzare i lavori che rendono definitive le strutture così come definite in via sperimentale. Bene, grazie Presidente, se dopo farvi un avanzo anche l'ordine del giorno elaborato, ci sono interventi su questo ordine del giorno, è stato presente soltanto per sapere, è stato discusso dalla commissione, quale voto è stato invitato? Parere favorevole all'unanimità. Sì, perché sì. Sì. Un'ultima aggiunta che avevo dimenticato, no, da precisare che almeno sulla goccia di via D'Antona angolo Bernardo Cavallo era già stata votata in consiglio ed era passata il 10 maggio 2012 ed è passata all'unanimità la proposta di in consiglio. Perfetto, grazie Presidente. Allora ci sono interventi? Prego, consigliere Vidal. Sì, io intanto volevo ringraziare questo lavoro egregiamente svolto dal Presidente Simeoni e con l'impegno anche tuo, il Presidente e Vicepresidente De Luca, sulle problematiche della mobilità. So che questo è un argomento che sta molto a cuore e diciamo che questi interventi che si stanno facendo sul territorio devo dire che stanno apportando delle migliorie notevoli sul traffico della nostra municipalità e mi viene in mente di segnalare e magari che siano dei riferimenti pilota anche per altre zone della nostra città. Per esempio ci sta anche, adesso così mi viene in mente, l'incrocio San Giacomo dei Capri via Mario, dove si potrebbe ipotizzare anche lì la possibilità di mettere questa rotatoria. Devo dire che prendere in considerazione altri punti nevralgici
denominazione di quest'Aula. Cioè da sala Silvia Vodolo a bar Silvia Vodolo, perché ormai siamo quattro amici che discutono degli argomenti più vari, ma come al solito, voglio dire, in questa municipalità, in questo consiglio, si continua a non affrontare la questione politica che vede spaccata la maggioranza che è immobile nella municipalità. Ma intervengo in consiglio di ordine, Presidente. No, Presidente, lo so che per i fatti vostri non è immobile, è inutile che farmi la faccia. Io dico per il bene dei cittadini, non per i fatti vostri. Detto questo, intervengo in consiglio di ordine, Presidente, perché la convocazione di oggi prevedeva alcuni punti in prima convocazione e alcuni in seconda convocazione. Poiché i punti in seconda convocazione non erano il primo punto, il consiglio oggi non poteva essere aperto, per cui io prima pongo una pregiudiziale a norma di regolamento, pregiudiziale per risolvere dal dirigente della municipalità, pongo una pregiudiziale, vorrei capire la legittimità dell'apertura del consiglio con tutto quello che compete in termini di costi a carico dei cittadini del consiglio di Erno, considerato che i primi tre punti all'ordine del giorno erano in prima convocazione, quindi il consiglio doveva essere aperto in prima convocazione, non poteva essere aperto in seconda convocazione, perché se così fosse stato, o meglio, se così si voleva che fosse, i punti in seconda convocazione dovevano essere posti al primo punto all'ordine del giorno. Quindi io pongo la pregiudiziale, Presidente, e aspetto la risposta da parte della Presidenza. Grazie. Grazie, consigliere, mi chiamo Antonio di Raggio. Questa cosa, anche se però d'apertura lei non era presente, consigliere, io ho fatto espressamente riferimento a questa situazione, alla difficoltà che avevamo, e avevo aperto dicendo che la discussione poteva essere fatta sul primo, a patto che sul secondo punto, a patto che ci fosse stato l'inversione del punto all'ordine del giorno. Vorrei che qui, poi in seconda sul primo. Vediamo un attimo, vediamo, facciamo questo riscontro un attimo, grazie. Intanto possiamo. Prego, prego, nel frattempo si possiamo fare la discussione, vediamo. Continua la sospensione. Quindi continuiamo il dibattito, no, sì, l'importante è che non ci diciamo del dibattito, non ci tiene conto del dibattito. Ah, vabbè, poi è un altro sai come ogni minuto che siamo qui dentro. No, è il costo dei cittadini che lavorano dipendenti a quest'ora dei fatti di lavoro. Thank you.
No, 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 prego, se vuole, fra prego, poi approfondiamo, se stiamo parlando a proposito del signor Prezzi. Sull'ordine di lavoro, se prego, faccio andare all'aula che il nostro tipo lo dia, visto che è stato sollevato la questione del costo di questo consiglio, per quanto riguarda la maggioranza non ci sono dipendenti di società private alle quali va rimborsato il costo. E meno pubbliche. Bella pubblica, bella le società che hanno, che sono assicurate al pubblico servizio, come l'avvocato Marone saprà bene, non c'è l'arrivo rispettivo monetario che il comune deve pubblicare. C'è materialmente, non lo è. C'è invece per questo lavoro l'unico caso di consigliere presente all'apertura del consiglio che dovrebbe avere rimborsato il tempo di percorrenza, il tempo di presenza in consiglio è il consigliere di Sasso. Grazie. Grazie. Aspetto di azienda. Ma io cittadino, tanti cittadini sono qua. No, no. Quanti cittadini? A che ora vi siete svegliato? Per essere presente al consiglio di municipalità. Sì, alle 8. Alle 8? Siamo anche vicino. Apprezzo il tuo consiglio e se mi fai aggiungere la convocazione sarò lì.
scusa, Andrea, ma dai il tuo orario per un attimo. Andiamo a aggiungere la convocazione, è in seconda convocazione. A che ora? No, dica a che ora? Io andrei avanti, prego.
direzione civica. Ricordo a quest'Aula che già nel precedente corso il dottoressa non mi dica che non esiste la direzione civica. Dottoressa, mi perdono, se devo fare un po' un aggiornamento. Però evitiamo. Difensore civico con la penultima finanziaria è stato abolito a livello comunale ed è stato istituito a livello provinciale per tutti i comuni che vivono. Ci doveva essere una convenzione. Dottoressa, lei probabilmente voglio dire è entrata di ruolo da poco. No. Ma allora si vada a vedere la storia degli ultimi due mesi, quando il difensore civico della provincia di Napoli ha già risposto. Quindi di che parla? Di che sta parlando? Il difensore ha già risposto. E tutto il difensore civico presso la provincia avrà già risposto. Non c'è mai. Però detto questo, io prendo atto che voi dobbiamo richiamarci a questo. È chiaro che rispetto all'ultima volta in cui siamo stati costretti a dire il difensore civico per una forzatura, questa volta andremo avanti fino alla Corte dei Conti, perché qui ci sono dirigenti lautamente pagati e non è possibile che non ci riescono a dare una risposta sulla legittimità di un consiglio. Allora andremo avanti fino alla Corte dei Conti, perché oggi c'è un carico di costi sulla municipalità e sui cittadini, e laddove il consiglio sia considerato illegittimo noi andremo avanti fino alla Corte dei Conti. Che i dirigenti ci inventano in sacca propria, perché non è possibile avere all'interno di questo consiglio nemmeno una risposta su una cosa che è ultra consolidata. Cioè è successo 4-5 volte questa questione, non è la prima volta. Quindi detto questo, Presidente, noi adesso andremo avanti su questa linea che non è intollerabile. Andremo avanti su questa linea e chiediamo l'immediata verifica del numero legale. Grazie. Grazie, ce ne andiamo, prego la verifica del numero legale, come dice. Ci vuole il due persone? No. È il voto per appello nominale che ci vuole. No, ma è stata raggiunta. Italia e Libia, Italia e Maria Grazia, Corazza e Rigo.